Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'improvviso a soli 66 anni il pioniere del cabaret Stefano Bencini. Se n'è andato all'improvviso, forse tradito da quel cuore che già gli aveva dato problemi. 15 anni fa aveva avuto un infarto molto serio che dal 2009 lo aveva portato a dedicarsi a due cose: uno stile di vita più sano e lo spettacolo. Era diventato un esperto nello scovare talenti. Giovedì scorso a Scandiano il 66enne si è recato da un amico in un laboratorio gastronomico. È andato a mangiare una piadina in centro, poi al bar della stazione ferroviaria per prendere il caffè. Lì, alle 14, mentre si sedeva al tavolino con la tazzina, all'improvviso si è accasciato. Per il notissimo promoter i soccorsi sono stati inutili. Bencini non ce l'ha fatta. La salma è stata portata, secondo i media, presso il cimitero di Coviolo, dove si è proceduto al riconoscimento e dove è arrivata la disposizione della magistratura competente per un esame autoptico, presso l'Istituto di Medicina Legale di Modena. Bencini era nato a Sabbioneta, in provincia di Mantova, ma era cresciuto a Reggio Emilia. Aveva instradato molti comici in televisione a Zelig. Stefano lascia l'ex compagna Martina, la figlia Beatrice di 16 anni, un cognato e due nipoti. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.